Ripartire affinché ci sia una crescita economica e si ristabiliscano i legami sociali alla ricerca del bene comune. Che San Matteo possa illuminare anche e soprattutto in questo momento. Con queste parole l'arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha aperto la celebrazione per San Matteo in Piazza della Libertà. Con mezz'ora di ritardo rispetto all'orario stabilito, dopo che tantissime persone avevano fatto accesso alla nuova Piazza della Libertà, Salerno ieri pomeriggio ha reso omaggio al suo santo patrono, dando spazio al solenne pontificale e affidando l'omelia al segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin. I portatori delle statue, seduti tra le prime file con lo sguardo rivolto ai santi, a San Matteo in particolare, San Giuseppe, i santi martiri Gaio, Fortunato e Ante, che hanno raggiunto la piazza a bordo di furgoni, con l'augurio che il prossimo anno possano riprendere il loro cammino con le paranze e il ritorno della processione. Molto ridotto l'addobbo floreale per la statua di San Matteo, alla quale generalmente ogni anno è stata riservata una preparazione speciale a tema. In prima fila il governatore Vincenzo De Luca e la compagna, il questore Maurizio Ficarra, il prefetto Francesco Russo, il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore regionale Franco Picarone, il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese, il deputato Enzo Fasano, la parlamentare Eva Vossa, diversi sindaci della provincia di Salerno, i comandanti delle forze dell'ordine. Durante il pontificale gli operatori del porto hanno reso omaggio a San Matteo suonando le sirene delle barche. Un 21 settembre diverso ma particolarmente sentito, che ha catturato l'attenzione e l'emozione dei partecipanti, sollecitati dalle parole del segretario di Stato Parolin, che nel corso della sua omelia, facendo leva sulla vita di San Matteo, ha rimarcato la sua guida e protezione per la città di Salerno. San Matteo rappresenta la storia di un capovolgimento verso una nuova vita non più ripiegata su se stessa. San Matteo ricorda che i cambiamenti verso il meglio sono possibili. Ci insegna la misericordia di Cristo proprio a partire dai suoi trascorsi. La condotta di San Matteo era stata tutt'altro che esemplare, ma si può uscire da un passato fatto di cadute. Nel corso del suo intervento Parolin ha ricordato il legame di fedeltà che Salerno, lungo i secoli, ha sempre conservato con Roma e la sede apostolica. Un legame rafforzato anche dalla vicenda di Papa Gregorio VII, qui esiliato, che poco prima di morire fece in tempo a dedicare la cattedrale all'apostolo ed evangelista Matteo. Ma anche il forte legame con Papa Francesco, che proprio nella festa di San Matteo, il 21 settembre del 1953, nel corso della giornata degli studenti in Argentina, scoprì durante la confessione la sua vocazione al sacerdozio. Più volte il cardinale Parolin ha pronunciato la parola cambiamento, beatitudine della misericordia, e riprendendo le parole di Papa Francesco ha invitato i fedeli ad aprire la strada superando i pregiudizi, le resistenze e il cambiamento degli altri, anche di noi stessi. Il cardinale segretario di Stato Parolin ha ricordato l'arcivescovo Nicola Monterisi, che negli anni 30 fu autore di una pubblicazione in cui rideva quanti, sono solito dire, si è fatto sempre così. Un passo anche del poeta salernitano Alfonso Gatto in Consigli spassionati, che esorta a non dare retta a coloro che, atteggiandosi a maestri, pensano di essere migliori degli altri. Parolin ha concluso la sua omelia affidando le sue preghiere a San Matteo, che continuerà, come sempre ha fatto, a proteggere e guidare Salerno e i salernitani sulla via del bene. Sì, sì, davvero, l'ho sottolineato appunto alla fine della celebrazione, sono stato commosso dal numero delle persone, perché c'erano veramente tante persone, ecco, e molto molto devote, ma anche, come dire, molto partecipi, si è visto anche alla fine della celebrazione. Bene, per me è stato un po', direi, forse una riscoperta di San Matteo, perché quando vado, appunto, sono chiamato magari a presiedere qualche celebrazione dei santi, è sempre un'occasione per, come dire, approfondire la conoscenza di un santo che evidentemente è un gran santo, perché è un evangelista. Sì, da quello che ho letto c'è proprio una grande identificazione, ecco, tra questa città e San Matteo, ecco. È proprio un santo molto molto incarnato, inculturato in questa città. Ma davvero, come si augurava l'arcivescovo, speriamo che anche questa celebrazione possa diventare un segno e un momento di ripresa. Ecco, abbiamo tutti bisogno di speranza. Importante. Certamente, ecco, sta a significare la volontà, appunto, nel nome del patrono, di ricominciare, no? Di ricominciare in tempi ancora difficili, evidentemente.
e lo ricordavo anche un po' nell'omelia, oggi c'è la pandemia, ecco, che ci ha colpiti tutti, ha stravolto un po' la nostra vita, ma poi tanti problemi legati anche a questa città, a questa società, come a tutte le città, ma ognuno ha la sua. Va bene? Grazie.